Grazie Presidente. Qualcuno sostiene che votando contro questa risoluzione questo sia un voto contro il Presidente del Consiglio Conte. Bene, questa è una cosa totalmente falsa, perché noi oggi stiamo solamente dando un indirizzo politico al nostro Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo. Per questo motivo io sarò invece coerente con il programma elettorale del Movimento 5 Stelle. Voterò contro una riforma peggiorativa, come è stato sostenuto anche dal Ministro Luigi Di Maio, che consegnerebbe a qualcuno una pistola carica pronta a fare fuoco purtroppo sull'Italia. L'Italia non deve firmare questa riforma, concluda. Presidente. Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il capo politico Vito Crimici dovrebbero spiegare perché vogliono tradire il programma del Movimento 5 Stelle. Grazie. Deputato Forciniti, sempre a titolo personale, un minuto.